Hola. Gracias. Hola. Bus preso, si torna alla Tacunga. Che corsa! Questo è uno dei luoghi più forti a livello energetico in cui sono stata negli ultimi mesi. Le colline verdi su cui pascolano decine di greggi, quell'acqua azzurra e immobile, e poi quelle nuvole, quell'aria densa che sembrava si potesse toccare. Ieri ho lasciato la città di Quito in direzione Latacunga, un piccolo paesino non tanto turistico ma strategico per fare le due escursioni migliori di tutto l'Ecuador. E sono esattamente sopra una di queste, la Laguna Quilotoa, una laguna di origine vulcanica che sta a circa 4.000 metri. Esistono diversi percorsi, io sto cercando di fare tutto il giro della laguna, praticamente sono poco più di 10 km. Abbiamo appena terminato la camminata, alla fine il tempo si è messo un po' pericoloso, quindi non abbiamo fatto i 10 km, ma abbiamo fatto quasi metà e poi siamo tornati indietro e stiamo tornando verso la fermata del pullman, passando per questo paesino, il piccolo paesino, prima di raggiungere la laguna che sembra fantasma. Questa nebbia dà proprio un'atmosfera molto spettrale, ma la cosa che è più inquietante è che è tutto vuoto, cioè tutti questi posti, ristoranti, negozietti sono completamente vuoti, alcuni chiusi, in costruzione. La seconda escursione incredibile la facciamo qua, nel vulcano Cotopaxi. Arriviamo circa 5.000 metri d'altezza. Abbiamo deciso di farlo in autonomia, quindi senza pagare $50 di tour, e abbiamo preso un pullman in direzione Quito e adesso dobbiamo cercare un'auto di fortuna che ci porti verso i piedi del vulcano. Vediamo, siamo sotto il cavalcavia per il momento. Qual è il suo nome? Ugo. Ugo. Mucho gusto. Francesco? Allora, Francesco? Di Francesca. Sì. Ugo sarà la nostra guida per tutta la giornata. Vietato visitare il parco in autonomia e più tardi avremo scoperto il perché. Credo che sia sempre una dolce sorpresa trovarsi a parlare a lungo con i locali. Ogni parola è uno scambio prezioso. Bene, Ugo ci ha portato fino al parcheggio del rifugio a 4.550 metri. Noi adesso dobbiamo salire a piedi fino ai 4.800 circa e poi ancora fino ai 5.050 per vedere e visitare i ghiacciai. L'aria è rarefatta, si inizia a sentire un po' l'altitudine. Ci siamo fermati un attimo per acclimatarci, un secondo, e poi iniziamo a salire. Al momento non si può visitare la vetta perché il vulcano è in eruzione, infatti c'è un bellissimo contrasto tra la cenere che sputa il vulcano e tutta la neve intorno, quindi questo fumo grigio scuro, questo fumo nero e tutto intorno bianco, è veramente bello. Speriamo di non avere difficoltà a salire, la vedo un po' difficile, non sono per niente abituata io a questo tipo di altitudini, però dai, si può fare! Qui si parcheggiano tutte le auto e i pulmini.
e poi si prosegue a piedi. Qua ci sono tutti i gruppi che salgono e lì in fondo c'è il percorso. L'escursione non è difficilissima, è l'aria che manca. Si sale, non molto, dovremo salire per circa 45 minuti. Per ora il cielo è aperto e si vede. Che bello! Questa è tutta la cenere che sta sputando il vulcano sulla neve. Tutti questi puntini neri. Siamo quasi per arrivare. Mancano circa 10 minuti, ma questa è la parte più difficile. Tra l'altro si scivola un po' perché è tutto ghiacciato. Nevica! Ce l'abbiamo quasi fatta, il rifugio è proprio quello. Ancora 2 minuti e ha iniziato a nevicare. Poco poco, ma è bellissimo. Siamo completamente in mezzo alla neve e vicinissimi alla vetta del vulcano. Che bello. Ce l'abbiamo fatta. Siamo a 4800 metri. Si sentono. Abbiamo appena scoperto che non si possono visitare i ghiacciai perché le condizioni meteo non lo permettono. Quindi seguiremo le regole e non lo faremo. Ma adesso andiamo al rifugio e prendiamo una bella cioccolata calda. Immancabile cartello d'arrivo, 4864 metri. Meritatissima cioccolata calda. Buonissima, tra l'altro. Comincia la discesa. La temperatura si è abbassata tanto, ma soprattutto si è alzato il vento. Nevica un po'. E niente, è stato veramente bello. Siamo stati fortunati stamattina che almeno il cielo era un po' aperto, ma forse è finito qua. Eccoci al parcheggio, anche se non si vede niente. Adesso no! La missione sarà trovare Ugo. Ugo! Dove sta Ugo? Qua! No? A casa! Colorado! Sì! Hola Hugo, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Sí. Hace frío, ¿eh? Sí, a estas horas sí, bien. Visibilidad, Hugo, ¿cuánta? Muy poca, ¿eh? Perfetto, siamo un'altra volta sul ciglio della strada con tutti gli zaini. Dobbiamo andare a Banyos, quindi cercare di prendere un pullman giallo e verde. Queste sono le indicazioni che ci hanno dato e lo aspettiamo qua. Banyos sarà la nostra prossima meta. Trascorreremo là qualche giorno e... Guarda, quello è giallo, quello è giallo! Ero un po' stanca di fare escursioni a piedi, quindi ho deciso di fare un upgrade.
In questo momento sto percorrendo la Rutas de las Cascadas, ovvero un percorso di circa 19 km con più di 10 cascate. Dov'è questo posto? Si trova a Baños del Agua Santa, un piccolo villaggio che sta proprio lì in mezzo a delle montagne bellissime. Questa è una vera chicca dell'Ecuador perché si possono fare un sacco di attività adrenaliniche, come per esempio la zipline, che è proprio sopra di noi. E il piano di oggi quindi è fare tutto il percorso e dopo, con le gambe belle e stanche, goderci delle acque termali. Io sono pronta. I primi 17 km percorsi, sono arrivata nel punto più importante di questo percorso, cioè il Paillon del Diablo. In questo momento ho iniziato la camminata che durerà circa un'ora e mezza per passare dietro una delle cascate più importanti di questo percorso. La salita è cominciata prima del previsto. Stiamo per arrivare dietro la cascata. Qui si intravede. Che bella! Ok, praticamente per passare dietro la cascata bisogna attraversare un tunnel. Il tunnel. Bene. E adesso si va. Sì. E dopo essere risaliti e aver ripreso le bici, abbiamo fatto altri 2 km per arrivare all'ultima cascata Machai. Un altro $1,50 e questo è il percorso dell'ultima. Circa un quarto d'ora per scendere. Questa è l'unica cascata dove si può nuotare. In mano ho un paio di scarpe e una muta. Indizi per l'attività di oggi. Che cosa andrò a fare? A questo punto credo che sia abbastanza chiaro quello che andremo a fare. Ma se ci sono ancora dei dubbi, là c'è una cascata e noi la risaliremo. Sì. Ho fatto la mia prima discesa, ho avuto un po' di paura, però l'ho fatta. Ci credo che stiamo facendo. What?
La giornata non finisce qua. Sto andando alle terme per godermi un po' di acqua calda sotto la cascata. Non vedo l'ora. Il paesino di Bagnos comunque è molto animato. Tra l'altro domenica ci saranno le lezioni, quindi ci sarà un po' di festa e in generale è molto turistico comunque. Ecco, non si vede molto bene, però là dietro c'è la cascata e queste sono le terme. Sinceramente non me le aspettavo così. Piene di gente. È piuttosto brutte, però vabbè, rilassiamoci un attimo. Questa è la fine della mia giornata. Buongiorno, sono pronta per lasciare Bagnos de Agua Santa. Ho appena caricato lo zaino per cambiare città. Questa volta andrò in una delle città più belle di tutto l'Ecuador e anche una delle più grandi, cioè Cuenca. Mi aspettano circa 6 ore di bus e sono pronta. Lascio Bagnos con questo clima piovoso, anche se devo dire che mi è piaciuta veramente tanto quest'area. Questo paese mi sta facendo emozionare tantissimo con la sua natura selvaggia e le sue varietà. Bastano pochi chilometri per trovarsi davanti ad un nuovo spettacolo, completamente diverso dal precedente. La sua gente è gentile, sorridente e protettiva. Era da tanto che non mi sentivo così innamorata del mondo.